La posizione del Movimento 5 Stelle sull'euro non è più sì, no, perché è troppo riduttivo. Oggi noi come forza di governo vogliamo andare a Bruxelles, mettere sul piatto quelle che sono le tematiche per rilanciare l'Unione Europea, quindi dalle tematiche fiscali, dalle tematiche di welfare. Solo in quel modo possiamo scongiurare un'uscita dall'euro, perché l'Europa oggi ci deve stare a sentire come paese. L'Italia è un paese forte, l'Italia è un paese fondatore, noi porteremo avanti queste istanze. Se l'Europa non ci sta a sentire, ma credo che lo farà, allora noi proseguiremo col nostro iter. Per quanto riguarda invece il fiscal compact, è nel nostro programma e quindi l'abolizione è certa da parte nostra. Per quanto riguarda il ministro delle finanze europeo, siamo assolutamente contrari. La gestione condivisa è così fatta. Oggi l'Europa sta crollando appunto su questa tematica. Non si può più gestire in maniera intergovernativa con il Consiglio. Oggi l'Europa si deve unire e mettere delle regole chiare e certe e punire chi non rispetta le regole. In primis noi vogliamo cambiare le regole del gioco, vogliamo sederci al tavolo con in primis le regole che muovono la macchina. Quindi innanzitutto rivedere la governance parlando di democrazia e trasparenza che oggi purtroppo mancano. La nostra proposta è rivedere il pacchetto della governance, quindi dare meno potere al Consiglio, più potere al Parlamento. Ci devono essere dei referendum propositivi senza quorum per tutti gli Stati europei e misure di questo tipo. Guarda, oggi ci sono diversi paesi molto simili a quello che è oggi l'Italia. Penso alla Spagna, penso al Portogallo e perché no, penso anche alla Francia, perché il discorso di Macron, che tutti hanno elogiato, comunque ha delle proposte che sono condivisibili in larga parte, quindi credo che questi partner siano assolutamente alla portata dell'Italia.